Gentili sportivi, la più cordiale buonasera dal vostro Franco Galietta. In diretta dal villaggio Oasis di Pestum, sono lieto di presentarvi a tutto campo speciale estate. Un galà televisivo estivo organizzato per fare il punto sulla nuova stagione del comprensorio Gelbison Cilento. Gentili sportivi, buonasera dal vostro Franco Galietta e benvenuti al consueto appuntamento con lo sport a tutto campo. Come preannunciato la settimana scorsa, trasmettiamo dal King Residence Hotel di Palinuro. Ringrazio il proprietario Felice Merola per essere stato così squisito e cordiale nell'ospitare questa mia trasmissione. Gentili sportivi, buonasera, inizia questa sera appunto a tutto campo edizione 2004-2005, quindi come di consueto questa trasmissione tratterà i campionati soliti, quindi la Serie D, il campionato di eccellenza, campionato di promozione, prima categoria e le seconde. Quest'anno ci sarà un qualcosa di nuovo, ma poi in seguito durante la trasmissione incominceremo a capire cosa di nuovo. Gentili sportivi, buonasera da Franco Galietta ed eccoci qui pronti per il consueto appuntamento con lo sport a tutto campo. Quindi fra pochi istanti inizieremo a parlare di calcio dilettantistico come tutte le settimane. Ma io direi, dico questo, che proprio effettivamente il campionato buono in questo momento lo sta facendo il Nola e questo sta a dimostrare che molte volte il cambio del tecnico comunque è salutare per l'ambiente, quantomeno per dare una sterzata un po' e creare qualcosa di nuovo, degli stimoli nuovi. Per quanto riguarda la Battipagliese, alla fin fine non è che poi la Battipagliese stia facendo un campionato tanto brutto. Forse alla vigilia si pensava che la Battipagliese potesse facilmente eliminare le difficoltà contingenti che andava incontro in questo nuovo campionato. Io lo dissi anche l'altra volta. Ho speso di tasca mia 8 milioni e si vedono anche, voi vedete e ricordate che la rete a nord e a sud c'era una rete di protezione, l'88 ha allargato il campo, ha dato più possibilità anche per i ragazzi, perché andare verso una porta a andare a segnare significava andare a infrangere contro una rete, contro un pericolo. Ho fatto questo, vorrei togliere le banchine che sono al lato mare, ho visto quelli del Calitre che erano bagnati, si sono fatti la doccia, a me dispiace, questo non rientra nell'ospitalità.